Li hai visti come sono, no? Lazio! Forza il Lazio! Non c'entrano niente l'uno con l'altro. Quindi che vuoi fare? Papà zoppar matrimonio? No! Sì, famo zoppar matrimonio. Due famiglie diversissime, una raffinata e di intellettuali, l'altra decisamente più popolana. Un matrimonio controverso che non sa da fare, almeno secondo i figli, Jasmine Trinca e Filippo Scicchitano, che faranno di tutto per non far andare in porto l'unione tra le loro due famiglie. Non c'è esattamente un tema, c'è il racconto delle relazioni umane, dei sentimenti, insomma, di come anche i figli poi a volte non fanno i conti con i propri genitori. Ma che stai a fare, papà? Ti riconosco più. Mi sto mettendo in discussione tutto per te. Per una volta nella vita, guardate intorno. Lui è tuo padre, non lo puoi cambiare. Io sono disturbata perché voglio una famiglia normale. E Raffaella canta a casa mia. Commedia, ma con un tema importante, quello dell'educazione dei figli e delle reazioni dei figli alle scelte a volte controverse dei genitori. Si viene a scoprire che poi le persone vicine, che teoricamente dovrebbero essere quelle più conosciute, più amate anche, poi spesso sono quelle più incomprese e invece con le quali poi invece il sentimento amoroso si è inceppato. E poi appunto, come diceva Fabrizio, le persone a noi più vicine sono quelle più difficili da sondare, anche perché sono quelle che ci vogliono più bene e che quindi probabilmente nel momento del grande cambiamento sono quelle che soffrono di più. Un tema, quello del matrimonio con difficoltà, dell'incontro, scontro tra famiglie diverse alla vigilia di un momento così importante, che il cinema ha raccontato tante volte in passato con momenti tragici ma anche divertenti. Dal matrimonio del mio migliore amico, in cui una cattivissima Julia Roberts fa di tutto per boicottare appunto il matrimonio del suo migliore amico promesso sposo di Cameron Diaz. Sai, io mi rendo conto di aver scelto il momento meno opportuno. Sposami. The moment I wake up. Alla festa di matrimonio che tra padri, madri e parenti varie rischia di mandare tutto in tilt, mamma mia. Ai classici come Quattro matrimoni e un funerale e Il mio grosso grasso matrimonio greco. Un ragazzo rispettoso verrebbe qui a chiedere il mio permesso. Mi permette di uscire con sua figlia? No! Io, portando acqua al mio mulino, ricordo un film sul matrimonio che era appunto A Wedding di Robert Altman, in cui mio padre faceva un ruolo, che era un film che raccontava uno spaccato della società americana devastandola, come spesso faceva Altman, ed era un film molto raffinato che mi è piaciuto molto, e quindi ho voluto fare una citazione, no? Portando acqua al mio mulino. Di quelli che hai citato tu, per me Ferri d'Agosto, insomma, è veramente è il più intellettuale. Raffaella canta a casa mia. Croce o delizia, che facciamo? Beh, per trovare la delizia ci devi passare dalla croce. Solo dopo aver visto il film ho capito che in realtà, senza volerlo, siamo una rivisitazione della coppia Gassman-Tognazzi. Raffaella è mia, mia, mia.